Il basket è uno sport meravigliosamente semplice che non necessita di analisi troppo cervellotiche o di chissà quali intricate lucubrazioni. Il numero chiave per analizzare il derby è il 95. Sono infatti 95 punti che la Liofilchem Roseto è riuscita a segnare a una delle migliori difese dell'intero campionato contro una squadra, la Renova Teramo Spicchi, che ha costruito proprio su questo concetto la sua stagione e la sua identità. Roseto in questo momento sta facendo vedere probabilmente una delle migliori pallacanestro in Italia, se contiamo oltre alla Serie B anche la Serie A2 e la Serie A. La formazione di coach Danilo Quaglia non sarà al vertice di questa speciale classifica, ma sicuramente in una posizione di assoluto privilegio per l'alta qualità del gioco che in questo momento sta esprimendo, un gioco sempre altruista che coinvolge letteralmente tutti i giocatori che scendono sul parquet e che all'occorrenza si esprime in maniera concreta anche nella fase difensiva, con continue collaborazioni e aiuti. In maniera chiara, il derby si può sintetizzare con il concetto che ha vinto la squadra più forte, con Roseto a condurre dall'inizio alla fine dei 40 minuti di gioco, orchestrata da un Valerio Amoroso con tanto di bacchetta da direttore musicale, a produrre una cestistica sinfonia di 14 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e 30 di valutazione. L'ex di lusso, che ha scritto pagine importanti anche a Teramo nell'allora Serie A, ha infatti coordinato le operazioni, innescando un convincente Turel, 21 punti con 5 su 8 nelle triple, e un Nikolic versione top scorer silenzioso, 22 punti per il Golden Boy nativo di Belgrado. Ancora una volta però la vittoria è stata merito dell'intero collettivo, 9 i giocatori andati a referto, e ancora una volta coach Quaglia ha saputo gestire in maniera eccellente i minutaggi, potendo attingere da una profondità di roster, vedi il turnover con Capitan Ruggero in tribuna, davvero di primissimo livello. Con questa vittoria Roseto realizza la doppia manita, ben 10 le vittorie consecutive, primato sempre più consolidato con 24 punti e accesso matematico alle Final Eight di Coppa Italia. Dall'altra parte, la Renova Teramo Spicchi oggettivamente più di così non poteva fare. Priva di un giocatore fondamentale come Bottioni, out per un problema muscolare alla coscia, i biancorossi hanno comunque dato cuore e anima dall'inizio alla fine, cercando in più di un'occasione di recuperare i tentativi di allungo dei cugini. Determinanti in senso negativo le rotazioni ridotte a disposizione di coach Salvemini, che ha conseguentemente spremuto più del dovuto i suoi giocatori titolari, concedendo anche ampio minutaggio alle seconde linee. Sugli scudi Nicolo Bertocco, 23 punti e 6 rimbalzi, Capitan Cucco con 13 punti, Antonelli e Triassi entrambi con 11 punti messi a segno. Per Teramo è la terza sconfitta consecutiva, bisognerà ritrovare energia e fiducia in vista dell'insidiosa trasferta di Civitanova. Una nota di merito infine va fatta per il pubblico che ha gremito il Palas Capriano. È stato infatti uno spettacolo emozionante rivedere il derby con i tifosi sugli spalti e con il calore che contraddistingue questo tipo di partita. A questo giro i veri MVP sono i tifosi, sia di Teramo che di Roseto, perché il basket del nostro territorio deve ripartire anche e soprattutto dal loro entusiasmo.